Il bando ISI 2022 che oggi abbiamo lanciato fa parte, diciamo, di una linea di prodotto ormai strutturale dal 2010. Rispetto a tutte le altre edizioni si muove in logica di continuità. Anche questo bando è organizzato con 5 assi di finanziamento. Il primo asse di finanziamento è dedicato alla generalità delle imprese. Copre fino al 65% in fondo capitale le spese sostenute, fino a un massimo di 140.000 euro, ed è un asse dedicato per lo più al finanziamento di soluzioni tecnologici, impianti, nuovi macchinari che realizzano e mitigano il rischio in azienda. Nell'ambito dell'asse 1 abbiamo l'asse 1-2 che è quello specifico per finanziare gli interventi sui modelli organizzativi di gestione di responsabilità sociale, è un asse al quale abbiamo dedicato già da 2 anni 5 milioni di euro perché riteniamo che al di là degli investimenti in sicurezza verso soluzioni tecnologiche, finanziare l'adozione di modelli organizzativi è una leva altrettanto importante per fare sicurezza in azienda. I nostri studi fatti con Accredia e AICQC danno questa evidenza perché il più recente studio pone in risalto il fatto che le aziende che hanno i sistemi di gestione certificate hanno una riduzione percentuale degli infortuni maggiore del 16% e in termini di gravità, quando succede l'infortunio, ha una gravità inferiore del 40%. Quindi dare 5 milioni di euro verso questi tipi di soluzioni organizzative che noi confermiamo quest'anno ci sembra molto molto importante ed è tra l'altro una delle attività, diciamo, delle linee di prodotto dedicate alle imprese che vogliono diciamo, garantire un sistema, un'azienda sicura ai ragazzi in alternanza scuola-lavoro, perché avere un'azienda con un modello organizzativo ovviamente è sinonimo di sicurezza. Abbiamo poi l'asse dedicato al rischio movimentazione manuale dei carichi e questo risponde a un'evidenza dei nostri dati. Più del 60% delle malattie professionali che noi registriamo sono dovute a disturbi muscoloscheletrici. L'asse invece dedicato all'amianto è un asse altrettanto importante perché favorire l'eliminazione dai capannoni, per esempio, dell'amianto dal tetto realizza condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, ambiente di lavoro dove insistono lavoratori che possono venire in contatto con le fibre di amianto e quindi contrarre una malattia professionale che noi sappiamo essere la maggior parte dei casi letale. Abbiamo poi l'asse dedicato alla ristorazione, un asse del valore di 10 milioni di euro alla piccola e micro impresa. Ci sembra importante aver individuato questo asse perché sono imprese che hanno un tasso di rischio medio-alto e ci sembra anche funzionale rispetto alla crisi pandemica che ha investito molto questo settore. Confermiamo ovviamente l'asse sull'agricoltura, l'asse 5 con 35 milioni di euro, suddivisi in 25 milioni di euro per l'agricoltura e diciamo, 10 milioni di euro per le sempre piccole e micro imprese della produzione primaria agricola, però con imprese condotte da giovani imprenditori. Anche in questo caso finanziamo macchine, trattori. E, diciamo, l'ammodernamento delle macchine agricole è importante perché sappiamo che i rischi in agricoltura spesso sono collegati a macchine vecchie, obsolete, che non hanno alcun tipo di sicurezza, non hanno il roll bar, non hanno la cabina, non hanno la cintura di sicurezza dei sedili. E rispetto al tessuto italiano, che è un tessuto collinare, noi sappiamo che il ribaltamento dei trattori è una delle cause di incidenti mortali più frequenti e quindi
garantire l'ammodernamento dei trattori agricoli è importante per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.